Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bald e vediamo queste due nuove armi che sono uscite questa notte. Una la potete direttamente acquistare dal negozio oggetti al costo di... eccolo qui, era 1600 euro mi sembra. E la seconda invece tra gli incarichi dell'evento Frostnight, che dovete fare mezz'ora per ricevere il progetto e poi altre tre volte mezz'ora per ricevere lo stendardo e 500 biglietti fiocco di neve. Non è più lo stesso evento di prima perché è cambiato, forse perché la Epic si è un po', diciamo, infornita, non lo so, ma non è più facile come prima, diciamo. Consiglio di avviarlo con un livello basso, perché arrivare a 30 minuti non è più facile come prima. Le ondate sono ravvicinate e non è più facile come prima. Ora andiamo a visionare, non li porterò a 130 perché sinceramente non mi piacciono. Non mi piacciono o comunque sia, mi ricrederò andando avanti. Le guardiamo. Ne vediamo e nei prossimi contest che farò la porterò a 130 e la regalerò a due di voi. O questo qua, in pompa. Andiamo a visionare i perk. Elemento, penso, energia, poi vediamo. Questa qua non mi piace. Dopo 5 colpi alla testa di fila, i danni delle armi a distanza aumentano del 30% per 10 secondi. Che dire? 30% non è poco, però comunque si deve fare sempre 5 colpi alla testa. Preferivo un'altra perk, sinceramente. Personalmente, e poi magari non è così. Poi perk, vabbè, sono sempre i soliti, livello critico, danni e così via. Sarei curioso di provarlo e farò uscire un altro video eventualmente. Questo qua è pompa. E invece i lanciamissili, da quello che si vocifera in giro, dovrebbero essere uno dei più forti. Quindi lo alzerò, perché comunque sia, come vedete, causa danni tormento. Lo puoi fare 5 danni, o comunque sia dividerlo tra critico e danni, e fa molto male, ragazzi, fa molto male. Quindi questo qua sicuramente lo porterò a 130 e lo proveremo sul campo. Ditemi voi quello che pensate, ditemi voi quello che devo portare su. E io lo porto su a 130, lo proviamo e ci farò un contest per regalarlo a due di voi. E che altro dire? Bella, ci vediamo in live. Ciao ragazzi.